Buongiorno ambasciatore, oggi un incontro a Napoli, perché proprio a Napoli e che cosa vi aspettate da questo primo incontro? Dunque, come regione il mio ambito di lavoro sono la valorizzazione del patrimonio culturale della regione basato sui luoghi dove ci sono i siti UNESCO. E quando parliamo di siti UNESCO, il primo e principale è ovviamente il centro storico di Napoli. Intorno al centro storico di Napoli, intorno alla Corona, qui siamo in casa della città metropolitana, quindi le altre perle, diciamo, della nostra regione, altre intervengono sia come siti già riconosciuti, sia come siti che noi vorremmo fare riconoscere, tra cui i Campi Flegrei, e qui siamo ancora nella città metropolitana. Lo scopo quindi è quello di coordinare un po' questo sforzo, perché se è vero che noi abbiamo queste magnifiche perle nella nostra regione, è vero anche che queste perle sono un po', alcune sono un po' sbiadite e poi non sono coordinate. Lo scopo quindi, lo sforzo dell'Avvocato Coccia di coordinare all'ambito della città metropolitana e io con lei nell'ambito della regione è proprio quello di mettere a sistema la valorizzazione, non solo concettualmente, quindi la filiera archeologica, la filiera museale, la filiera musicale, la filiera delle bellezze naturali, ma anche e soprattutto anche una messa a sistema concreta, e cioè degli interventi sia di mobilitazione del territorio, quindi di conoscenza, di comunicazione che sono indispensabili, comunicazione sia nazionale che internazionale, e poi soprattutto alcuni servizi che mancano nella gestione. Bisogna che tutti i comuni abbiano un ufficio dell'UNESCO, bisogna che una segnaletica stradale più appropriata, sono necessari servizi, anche servizi sanitari. Felicori mi diceva che lui vede con piacere l'aumento del turismo, però anche con terrore, perché non ha servizi adeguati. Tutto questo necessita un grosso sforzo di coordinamento che qui oggi si fa a livello di città metropolitana e che io spero, anche con l'aiuto proprio della città metropolitana, di fare a livello regionale con gli altri, naturalmente Caserta, Avellino, gli altri, diciamo, capoluoghi della nostra regione. Ecco, lei ha parlato quindi di una sorta di collaborazione istituzionale. Questa collaborazione istituzionale, che oggi si esprime in questo primo incontro, ma mi auguro che ci sarà anche in futuro, come la identifica? Cioè, immagina che ci possano essere delle occasioni di incontro anche tra le varie istituzioni coinvolte? Ci può essere questo tipo di collaborazione? Sì, naturalmente non mi appartiene entrare nel livello politico, è chiaro che è auspicabile e tutti chiedono, sollecitano una collaborazione istituzionale. Qui in maniera molto più, come dire, diretta e concreta, noi facciamo una collaborazione tecnica, proprio di mettere insieme, coordinare progetti, fare in modo di evitare sprechi e doppi impieghi. Parlerei della necessità anche e soprattutto, siccome, ripeto ancora una volta, se noi abbiamo tanti siti, la critica che ci è rivolta a livello internazionale è che la gestione è carente. Il centro storico di Napoli è stato spesso sottoposto all'attenzione dell'UNESCO, così come oggi Venezia, che è il dramma dei grossi edifici e via scorrendo, i grossi navigli che attraversano i canali della città. Il problema è proprio quello di trovare delle intese tecniche per evitare che per mancanza di buona gestione e quindi di contatto tecnico delle istituzioni, dei comuni, degli assessori preposti, si perda turismo, che poi significa per noi posti di lavoro e creazione di impiego. Quindi viva il turismo, viva il coordinamento a livello della città metropolitana e della regione, perché tecnicamente si faccia tutto quello che è necessario perché la gestione delle nostre perle sia la migliore possibile. Oggi, diciamo, il titolo della giornata potrebbe essere Dalla proposta al progetto. Tre anni fa nel 2014 abbiamo lanciato l'idea di ottenere il riconoscimento UNESCO per tutte le residenze borboniche del sud Italia. Oggi passiamo appunto da una proposta a un vero e proprio
proprio progetto. Grazie alla presenza di tutte le amministrazioni comunali, nelle quali appunto hanno sedi le residenze borboniche, da Napoli ai suoi dintorni a Palermo, oggi diciamo avviamo questo percorso istituzionale con la presenza anche dell'Università Federico II di Napoli e con diciamo, sotto la lente di osservazione la Regione Campania, grazie anche alla presenza dell'ambasciatore Caruso, e diciamo, ci proiettiamo verso quello che è un vero e proprio percorso di candidatura per tutte le residenze borboniche del Sud Italia. Ricordiamo che il sito UNESCO di Caserta, Reggia, Belvedere, Acquedotto hanno già un riconoscimento UNESCO. Noi riteniamo che al pari delle residenze sabaude, che nel 97 ricevettero appunto un riconoscimento UNESCO per l'insieme appunto di quello che rappresentano da un punto di vista monumentale e paesaggistico, anche le residenze borboniche per il Sud Italia possono rappresentare un'opportunità di valorizzazione ulteriore del patrimonio culturale, ma anche, perché no, un'opportunità lavorativa per tanti giovani che nel campo dei beni culturali oggi si cimentano appunto nella creazione di lavoro e opportunità creative. Consigliere delegato Elena Coccia, Napoli ospita un importante appuntamento oggi, un primo passo verso la costruzione di una nuova struttura tecnica ed operativa. Sì, certo, non è la prima perché stiamo ospitando molte iniziative del genere, ma questa è particolarmente importante perché è, come possiamo dire, transregionale, in quanto non si occupa dei siti reali che non sono solo nella nostra città metropolitana, tra l'altro con la Reggia di Portici che è di nostra proprietà, ma anche della provincia di Caserta, ma addirittura fino alla Regione Sicilia. Quindi stiamo cercando di costruire dei percorsi perché il territorio lo richiede. Noi riteniamo che questa sia la nostra ragione di sviluppo e chi sottovaluta questo tipo di sviluppo credo che non guardi molto lontano.